Parliamo di studio di una funzione. Allora, consideriamo la seguente slide. Quindi, in esame si considera la funzione y uguale ad x quadro meno 1 fratto x meno 2. È una funzione razionale fratta. Naturalmente seguiremo passaggi in maniera dettagliata per capire poi per le altre funzioni qual è il procedimento da seguire. Allora, determiniamo il campo di esistenza, essendo funzione fratta, quindi io qui ho posto il denominatore diverso da 0, quindi questo rappresenta il denominatore. E diciamo pertanto che il cicone è tutto l'asse delle ascisse, escluso il punto di ascissa 2. In questa slide evidenzio in rosso il cicone, quindi con un punto assente in x uguale a 2 e continua il cicone. Quindi il cicone, vi ho detto, sono punti dell'asse delle ascisse in cui esiste la funzione. Studio del segno, poniamo la funzione maggiore o uguale a 0, chiaramente il numeratore n maggiore o uguale a 0, il denominatore maggiore di 0. Questo implica che la diseguazione di secondo grado è soddisfatta per valori esterni, x minore o uguale di 1, unione x maggiore o uguale di 1 come numeratore, e lo rappresento qui, la positività è data dalla linea continua, il denominatore è positivo per x maggiore di 2, escludendo il punto 2, qui è negativa, quindi prodotto dei segni, meno, più, e rappresentiamo in questo diagramma, con le aree diciamo colorate, le zone in cui si disegnerà la curva. Quindi la curva si segna in queste aree. Io cancello con queste diagonali le parti di piano su cui non si rappresenta la funzione. Chiaramente meno più indica che se la funzione si segna qui è negativa, qui è positiva, l'ordinata qui è negativa e qui è positiva. È chiaro che se io disegno qui la funzione non si potrà disegnare sotto. Abbiamo detto che la funzione è una legge che ad ogni x associa una y. Quindi se io associassi due valori di segno opposto, comunque non avrei più una funzione ma una curva algebrica. Quindi le zone colorate rappresentano le parti di piani in cui si disegna naturalmente il grafico. Intersezioni con gli assi, sono interessato a trovare i punti in cui la curva di equazione y uguale ad x quadro meno 1 fratto x meno 2 interseca l'asse delle ascisse. Per sostituzione quindi poniamo il numeratore uguale a 0, quindi abbiamo due punti, 1 0 meno 1 0, li ho chiamati A e B. L'altro sistema invece riguarda l'asse delle y di equazione x uguale a 0 e trovo il punto di coordinate 0 e mezzo, quindi i punti sono A, B e C. La curva interseca i tre assi in questi tre punti. Procediamo con la slide. Ora calcolo dei limiti e determinazioni di eventuali asintoti. Chiaramente ricordiamo che la funzione non esiste in x uguale a 2 e pertanto la retta x uguale a 2 è asintota verticale. Se l'alunno calcola il limite per x che tende a 2, vedremo che questo limite tende a infinito. Io adesso sto facendo il limite all'infinito della funzione. Ricordiamo che questo infinito va inteso come più infinito e meno infinito. Il calcolo del limite, operando le dovute sostituzioni, dà luogo a una forma indeterminata che elimino, che supero, facendo raccoglimento a fattore al numeratore del monomio di grado massimo, quindi x alla seconda si moltiplica e si divide, no? Quindi moltiplico per x alla seconda e divido ambo i termini del numeratore, abbiamo quindi 1 meno 1 su x quadro. Al denominatore invece il grado massimo è di x, ricordiamo che 2 monomi di grado 0, quindi moltiplico e divido. A questo punto semplifico x con x quadro, quindi rimane x al numeratore, 1 su x quadro quando x tende a infinito tende a 0, quindi la freccia si tende a 0, mentre 2 su x tende a 0. È chiaro che il risultato di questa semplificazione è x, e quando tende a infinito, quindi più o meno, la funzione tende a più o meno infinito, quindi significa che all'infinito la funzione diverge. Chiaramente questo potrebbe aprire, far pensare che possa esistere l'asintoto obliquo. Chiaramente noi procediamo con i limiti, calcoliamo il limite per x che tende a 2 da destra e da sinistra, chiaramente 2 meno da sinistra, 2 più da destra, questo limite tende a più infinito da destra, a meno infinito da sinistra, e vediamo questo p
più infido è questo tratto, meno infido è quest'altro tratto, questa linea rossa è la retta x uguale a 2 asintoto verticale, e naturalmente io mi avvicino a 2 da destra o da sinistra, quindi 2 più 2 meno, e il risultato naturalmente ci dice che il comportamento della funzione in questo intorno è asintotico, con asintoto verticale, mentre a più infinito sull'asse x o a meno infinito sull'asse y ci accorgiamo che la funzione se ne va appunto a più infinito come ordinata, a meno infinito come ordinata dall'altra parte. Qui procedo al calcolo dell'asintoto obliquo, ricordando che l'asintoto obliquo non è detto che esista, comunque equazione y uguale a mx più q, che è questa, calcolo m e calcolo q successivamente, ricordando che m è il limite per x che tende a infinito di fx su x, quindi divido per x la funzione che è questa, ci riduciamo ad una funzione, diciamo, che ha numeratore dello stesso grado del denominatore, si procede con raccoglimento totale del monomio di grado massimo, adoperiamo lo stesso metodo di risoluzione dei limiti fatto usato precedentemente, quindi moltiplichiamo e dividiamo ambo i membri per x quadro, sotto la stessa cosa moltiplico e divido ambo i membri, insomma alla fine abbiamo che 1 su x quadro tende a 0, 2x su x quadro tende a 0, x quadro è semplificato con x quadro, risultato è 1. Qui calcolo q, l'intercetta, chiaramente il procedimento è che q è il limite per x che tende a infinito di fx meno m per x, si riduce lo stesso denominatore, anche qui il limite che è questo, con i dovuti calcoli si può anche pensare di trascurare gli infiniti deboli, da come risultato 2. Naturalmente la forma a sostegno infinito è indeterminata, poi adoperando gli artifici, quindi dei procedimenti alternativi al calcolo del limite, determiniamo il valore del limite che è 2. Si dice che questa funzione fx meno mx converge a 2, pertanto esiste l'asintoto obliquo a equazione y uguale ad x più 2. Qui io disegno con la retta verticale l'asintoto verticale x uguale a 2 e con la retta obliqua l'asintoto obliquo, dove si vede che interseca l'asse dell'ordinata nel punto i, diciamo y uguale a 2, e soprattutto interseca l'asse della scissa, nel senso che nel punto x uguale a meno 2. Chiaramente sono due asintoti, quindi la funzione li utilizza per come sostegno a più infinito, meno infinito, e quando tende a 2 da destra e da sinistra. E qui disegno il grafico della funzione a cui si arriva tramite anche lo studio della derivata prima e della derivata seconda, che ripeto in questa fase non è stata trattata. Possiamo comunque notare dal grafico che esso è disegnato, e qui lo può verificare l'uno, nei quadranti che noi abbiamo colorato nelle precedenti slide. Quindi notiamo che i punti in cui la curva interseca, diciamo, l'asse delle ascisse sono sempre meno 1, 0, 1, 0, e mentre abbiamo visto che la curva interseca l'asse ordinale del punto 0, 1, mezzo. Vediamo che questo è un ramo di positività della curva, questo è un ramo che fin qui la curva è negativa, poi la parte che sta sopra è positiva e poi ritorna ad essere negativa. È interessante notare il comportamento asintotico in questa zona, quindi diciamo nell'intorno dell'ascissa x uguale a 2 la funzione tende a più o meno infinito, nell'intorno infinito destro-sinistro la funzione tende a più o meno infinito. A questo punto la lezione è finita. E si ricorda che per approfondimenti su questi argomenti si può fare riferimento al blog matepetracca.blogspot.it nella sezione classe quinta, su cui ci sono altri materiali di studio. Fine della lezione.